6 sinistra, allo stop, ben fatto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a provare in anteprima con Early Access, quindi con accesso anticipato, il nuovissimo, attesissimo e super Dirt Rally 2.0. Ci sono tantissime aspettative dopo questo gioco perché è l'erede diretto di Dirt Rally, il primo gioco simulativo di rally, dopo naturalmente Richard Burrelli, che molti considerano il top del top. Io personalmente dico che sì, come guida ok, ma come grafica, come sound, come tante cose, purtroppo è un gioco datato, quindi parliamo di tanti anni di differenza, quindi per me non c'è paragone, se non come feedback di guida e non altro, quindi non sono per me paragonabili. E, devo dire che Dirt Rally per me è stato il miglior gioco al quale abbia mai giocato di rally, anche se c'è da dire che comunque in alcune condizioni le auto erano davvero incollate all'asfalto, non rispecchiando naturalmente la realtà. Andiamo a scoprire questo gioco, vediamo che c'è una schermata principale con una creazione del profilo che andremo a creare. Andiamo Benvenuto avanti. Alla mia squadra. Schermata iniziale. Da qui puoi accedere qui, a eventi, con eventi, garage, staff. Naturalmente sul garage ci sono le vetture acquistate. 2.0. Nello staff tutto il nostro staff, ingegneri, nelle modalità eccetera. Di gioco libere troverai il campionato tutta storico, la parte relativa, la modalità FIA gare, World Rallycross Championship, di carriera e le prove anche a tempo, eventi online. Nonché la modalità passiamo di gioco personalizzata. Storici FIA World Rally Championship nel negozio puoi acquistare contenuti aggiuntivi per Dirt Rally 2.0 non appena andiamo avanti c'è il negozio, lo store della piattaforma e sempre sulla destra opzioni e bonus che adesso andiamo a vedere. Qui impostazioni di gioco, grafica, comandi, audio. Ok, siamo pronti e andiamo subito a testare questo gioco con qualche stage, power stage. Vediamo un po' le varie tappe, naturalmente sono cambiate da Dirt Rally ed è anche un peccato perché sinceramente lì amavo la Grecia, Monte Carlo, la Germania soprattutto e la Finlandia che erano identiche, però tutte erano bellissime. Qui diciamo che sono cambiate un po' di cose e adesso andiamo a testare piano piano tutte quante. E, qui c'è anche il Rallycross attualmente con tutte le tappe del mondiale ufficiale. Torniamo indietro, andiamo a provare, vediamo un po' Polonia. Polonia non è male, vediamo un po' questa Polonia com'è. Scegliamo una tappa, confermiamo, andiamo avanti con le macchine, queste tutte le vetture meno potenti o comunque degli anni passati. E adesso andiamo sulle vetture moderne. Ecco le varie R5, c'è la Fiesta, la Peugeot 208, la Mitsubishi, Skoda, Citroën, Polo. E adesso qui le varie RGT. Andiamo a provare una vettura, l'ultima uscita di casa, Volkswagen, la Polo R5, vediamo un po' come si comporta in questo gioco. Una cosa che sto notando è che è davvero lento nei caricamenti, nonostante comunque il mio computer sia molto prestazionale, è davvero molto molto lento. Sicuramente ci saranno più dettagli, prove più lunghe, però mi risulta abbastanza lento. Speriamo che magari andando avanti sia un po' più fluido, un po' più veloce, ma per adesso non è tutta questa velocità il caricamento tra il menu e la gara. Perfetto, ci siamo, andiamo a scoprire questa nuova Polo R5 come si comporta su questo tracciato di terra. E, naturalmente ho scelto questa Polo in quanto è la novità assoluta. Qui possiamo scegliere fra pneumatici, morbide, medie, dure, qui si tratta comunque di terra, l'assetto del veicolo completo, quindi assetto, freni, differenziale, marce, ammortizzatori, molle, veramente tutto, si può cambiare davvero tutto e poi andremo bene a provare ogni minimo dettaglio, poi classifica, opzioni e da qui si possono scegliere vari comandi
E niente, partiamo. Devo dire che graficamente è davvero davvero molto molto carino. Lo sto provando per la prima volta adesso, vediamo un po' cosa succede. 5, 4, le voci sono cambiate. 2, 1, partenza. Sinistra, 50, sei destra. Beh, graficamente fa davvero sinistra, davvero paura. 50, al centro, e crinali, 80, anche come guidabilità è 60, molto 50, molto realistico. Anche se lo trovo alcune volte, almeno in questi primi metri, troppo filtrato rispetto a Tartarelli, credo, non so, magari sono solo le prime impressioni e poi andrà meglio, però vedo che non risponde perfettamente ai miei comandi, è un po' più quasi gommoso come risposta, non so come definirla, sinceramente la ritengo molto filtrata, però è un gran bel gioco. Naturalmente sono i primi metri che percorro a bordo di questa nuova macchina, di questo nuovo gioco, quindi bisogna prendere un pochetto la mano, però come grafica è davvero eccezionale, non si può dire assolutamente niente. Come guidabilità mi piace molto, è molto più simile a Dirt 4 come, come stile di guida e come, come impostazioni, anche se è più simulativo proprio come Dirt Rally. Questa nuova Polo mi sta piacendo, è abbastanza convincente, un po' meno le note, perché come si è usato anche per l'inglese, perché il navigatore originale è inglese, Phil Mills, in questo caso le note vengono date in modo differente. Noi siamo abituati a dare prima indicazione, almeno per chi corre nei rally ed è comunque pratico di questo campo, si dà prima l'indicazione della curva, quindi sinistra o destra, e poi la difficoltà 6, 5, 4, 3, 2, 1, mentre qui danno prima il numero 6, poi sinistra e poi ti dice la distanza dalla nuova curva o dal nuovo pezzo di strada che andiamo a fare. Sinceramente è meno intuitivo, mi trovo abbastanza, non dico scomodo, però sinceramente mi aspettavo di meglio, abituato comunque a tutti i giochi classici di rally, dove viene detta naturalmente prima la direzione della curva. Qui bisogna stare molto più attenti, perché è meno intuitivo dal punto di vista di impostazione della curva, ecco. Naturalmente se uno sa già dove girare, quindi sinistra, imposta intanto la curva per sinistra, poi se c'è il 3, il 4, il 6 in base alla difficoltà varia l'angolo di sterzo, mentre qui dando prima il numero e uno si prepara, ma poi magari non è la direzione che ci aspettavamo, quindi è un po' meno intuitivo. Ci faremo abitudine naturalmente, però ecco, questa è una cosa che non mi convince molto. Speriamo che comunque almeno per il PC le cose cambino, visto che comunque so che c'è già chi è all'opera per modificare questa impostazione, quindi tornare sull'impostazione originale. Torniamo comunque a noi, alla guida. Devo dire che mi sta convincendo davvero molto, mi sta piacendo molto, e è ancora un pochettino filtrata sinceramente, non è come risposta come Dirt Rally, però diciamo che ce lo facciamo piacere lo stesso. Mi sta davvero piacendo. Eccoci qua, primo errore. Beh, naturalmente qui sbagliare basta poco, visto che comunque siamo soprattutto su un fondo non asfaltato, quindi le insidie sono davvero tante. Ricordiamo che c'è il fondo che varia in base, intanto per questa telecamera dall'esterno, che varia in base a... eccoci qua, altro dritto, però questa volta ci siamo salvati. che varia in base alle vetture che passano, quindi se partiamo per primi il fondo sarà più regolare, se partiamo dietro sinceramente ancora non l'ho sperimentato, ma ho letto che il fondo varia da auto a auto, quindi più auto passano più il fondo diventa irregolare. Questa cosa è davvero molto carina e anche molto difficile, visto che si va
ad incrementare la difficoltà di questo gioco. Tre sinistra e uno destra, stringe selciato attorno Covone. 30, uno destra, non tagliare, due sinistra. Come ripresa esterna, sinceramente non mi fa impazzire la manovrabilità dell'auto, la guidabilità. Molto meglio questa camera qui, secondo me è la migliore, perché rende davvero l'idea di velocità e di controllo. Penso che sia tra le migliori camere, oltre che magari l'onboard, che è un po' più realistica e un po' più efficace dal punto di vista della realtà. 6 destra lunga, apre su salto. Verso crinale lungo e piano. Devo fare un piccolo appunto, una nota negativa sull'audio, in quanto secondo me non rispecchia totalmente la realtà. È un bel sound, è una bella macchina, ma sinceramente non è come la realtà. So che è difficile, ma so anche che ci sono altri giochi. Aia, bella botta qui. Anche ecco, questa cosa qui non mi è piaciuta molto, nel senso che se facciamo un incidente 60, e deve essere realistico, lì ci restavamo sul palo, sull'albero, mentre qui la macchina ha davvero rimbalzato. È una cosa un po' assurda, no? Anche qui, ecco, ad esempio, la macchina va piano piano distruggendosi, ma non è completamente distrutta. Naturalmente, dal punto di vista del gioco, è una cosa positiva, in quanto ci permette di andare avanti il più possibile, ma dal punto di vista della realtà è abbastanza irreale questa cosa, che la macchina continua a rimbalzare e non a distruggersi. Altro dritto, vediamo un po' dove andiamo adesso. Ecco qui, altra piccola botta. Naturalmente sono i primi metri, quindi devo ancora prendere confidenza con le piste e con la vettura. Però diciamo che mi convince a metà. Speravo meglio, pensavo meglio dal punto di vista dei sound, come dicevo, in quanto ci sono giochi non di rally, ma ad esempio Assetto Corsa, che è davvero quasi realistico il sound. Basti pensare alla Ferrari o alla Ferrari FXX o alla 458, davvero sembra di portare una vera Ferrari come sound. Qui invece è un po' più digitalizzato, forse, non so. Fatto sta che non è il vero sound della Polo, non si avvicina nemmeno al vero sound della Polo. Il gioco comunque, ripeto, è davvero un bel gioco. Si vedono i passi avanti fatti dal punto di vista della grafica e anche dalla guidabilità, perché comunque, come dicevo prima, Dirt Rally a volte era un gioco troppo perfetto, in quanto la macchina difficilmente si scollava dal terreno, almeno su fondi asfaltati. Qui leggermente meglio, è più difficile naturalmente guidare l'auto, è un gioco più completo e adesso sono solamente i primi passi, quindi magari provandolo più a fondo potrò darvi maggiori informazioni, però mi convince, diciamo che piano piano mi sto convincendo sempre di più. Davvero un bel gioco, grandi dettagli, hanno fatto davvero un gran bel lavoro. L'unica pecca è che qui non ci sono VRC, né vecchie né nuove, ed è davvero un gran peccato. Qua che c'è un piccolo errore. Comunque i comandi rispondono abbastanza bene a quello che imposto. E dicevo, non c'è possibilità di inserire VRC, non ci sono state nel Dirt 4 e non ci saranno nemmeno qui. È un peccato, perché davvero farebbe la differenza. Andrebbero bene anche le VRC di qualche anno fa, di 2-3 anni fa, sempre le Plus, che ancora qui non si sono viste. Sinceramente è una grande pecca, in quanto renderebbe l'esperienza ancora migliore rispetto a quella che è, nonostante comunque sia anche con questa R5 davvero fantastica. Abbiamo quasi portato a termine lo stage, manca pochissimo, pochi metri, le ultime curve,
una prova abbastanza impegnativa, anche abbastanza lunga, direi. Eccoci qua, altra uscita fuori. Ricordo comunque la difficoltà di questo gioco, è un gioco simulativo e davvero molto difficile, nonostante comunque ci sia lo sterzo che aiuta molto nel controllo, è davvero davvero molto difficile, posso assicurarvelo. Naturalmente andrà meglio nelle prossime volte. Oh, eccoci qua, piccolo errore, un grande errore, perfetto, davanti al finale proprio, al traguardo, un danno irreversibile, quindi un grande impatto, macchina distrutta. Comunque, tiriamo le conclusioni di questa prima tappa. Devo dire che il gioco mi sta convincendo, mi piace, e ci sono delle cose che cambierei volentieri, che magari migliorerei, ma si è meritato davvero un bel voto. Se la video recensione vi è piaciuta, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!